Ciao papà, non mi è facile salutarti come meriteresti. Tu sei il maestro delle rievocazioni, dell'organizzazione e presentazione dei ricordi, della valorizzazione di quanto i nostri cari hanno fatto. Tu ne hai conservato e tramandato la memoria e ora tocca a me, per il tramite di Costanza, che ti eviterà la mia commozione, mettere in fila i pensieri e i sentimenti per quest'ultimo abbraccio. Sì, ringraziamento e non ricordo, perché nel grazie voglio condensare non solo ciò che hai fatto, ma anche e soprattutto ciò che mi hai insegnato e che di te porterò sempre con me. Allora, grazie per avermi insegnato ad amare la montagna, con pendii e vette, laghi e torrenti, boschi e fiori, colori sempre diversi e aria buona, fresca, rivitalizzante il corpo e la mente, annebbiati dalla vita cittadina. Grazie per aver sostenuta, con Silvia, mia giovane moglie, il nostro radicamento dronero. Da dove partiamo poi? Ogni weekend. Rigenerati per le nostre intense settimane. Grazie. Grazie per non aver mai desistito, pur sapendo che non sono uno storico, a presentarmi la storia come maestra di vita e gli eventi del passato come esempi all'interno dei quali ricercare sempre di discernere il bene e il male. Grazie per avermi mostrato. Con l'esempio. Cosa vogliono dire rettitudine, responsabilità, senso del dovere e serietà, senza mai perdere l'innato senso dell'umorismo. Grazie per avermi insegnato che il rapporto padre-figlio si costruisce con momenti unici, a due, da ricercare da quando il padre è giovane e il figlio è piccolo. Mi hai portato sul pelvo che non avevo ancora 6 anni, ma da mantenere poi per tutta la vita nell'età adulta. Ti ho portato sul San Bernardo che ne avevi 84. Grazie per avermi sempre ricordato l'unicità della nostra famiglia, fonte inesauribile di esempi di persone che hanno dimostrato il proprio valore in tutti gli ambiti, in tutte le situazioni che la vita ha posto loro di fronte. Grazie per aver sposato mamma e per aver testimoniato come si ama la propria sposa per tutta la vita. Grazie per l'esempio che mi hai dato di come ci si impegna nella vita professionale. Fiat, Anfia, Confindustria, Salone dell'Automobile, Pininfarina. E di come si possa continuare a vivere, impegnati, evitando che la fine del lavoro sia la fine della vita attiva. Comunità Montana, Gruppo Detromicca, Dante Alighieri, Consiglio dei Signores, FAI, Centro Giolitti. E grazie infine perché tutto questo che io qui ricordo lo ha già trasmesso anche ai miei figli e ai miei nipoti. Grazie a te lo porteranno con sé per il resto della loro vita. Ciao papà.